Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Sono le 8 del mattino, sono appena arrivato al lavoro, ma stamattina mi sento tutto incriccato. Praticamente mi sento dei dolori alle ossa. Sarà il freddo che mi sta penetrando dentro. Wow, sta arrivando un sole incredibile. Comunque vi ricordo che è ancora in corso l'offerta di Bodybank per ricevere 40 euro. Molto semplicemente, signore e signori. Giù in descrizione vedete tutte le info. Scaricando l'app, inserendo il mio codice affiliato bello grosso grosso che vi lascerò qui sotto impressione, voi nel momento della registrazione vi aggiudicherete 40 euro. Vi sarà dato anche a voi un codice affiliato da girare ai vostri amici, parendo bumbarillo, per ricevere fino a un totale di 240 euro. Cosa state aspettando? Vi ricordo che l'offerta è ancora in corso, ma sta per scadere, quindi datevi una mossa. E parlando di offerte, c'è il Black Friday su Amazon. E cosa, io non potevo fare un bel acquisto? Credo di aver fatto un acquisto discreto. Ho voluto fare un regalo a questa vettura. Si sta parlando di un aspirapolvere per auto che mi è arrivata già, mi è arrivata la notifica, sta lì, che adesso andiamo ad abboxare. In verità io già sono in possesso di un aspirapolvere per auto, ho una Black & Decker che ce l'ho da anni. Dovete solamente capire che ho cambiato 4 vetture e c'ho ancora quell'aspirapolvere. Funziona ancora, però mi sta dando segni di cedimento. Perché ho acquistato questa nuova aspirapolvere? Perché è senza fili e si ricarica con la tipo C. E dovete credermi, io quella Black & Decker l'adoro, però con quel filo che va inserito nell'accendisigari, quando devi spostarti tra un seggiolino e un altro, è una rottura nei coglioni. Essendo senza fili posso pulire la vettura in un modo più veloce, più rapido, senza stress, senza che mi devo arrovogliare io il filo. Sì, poi quando è brutta cosa mentre stai pulendo i sediolini di dietro oppure il baule e si stacca il filo nella BB Cass, devi tornare a fare il giro. Quindi l'ho acquistata senza fili. Ora andiamola ad unboxare. Vi faccio vedere la Black & Decker che ho dietro la vettura, così vi fate un'idea, non fate caso al disordine. Comunque dopo la testiamo anche, perché praticamente la nuova aspirapolvere non sto pulendo neanche l'auto. Il modello della Black & Decker è questo qui, vedete che ha il filo tutto attorcigliato. Vediamo com'è fatta la nuova aspirapolvere. Vi dico la verità, con questa mi sono trovata bene, ce l'ho da anni e funziona, però averla bella, senza fili, che posso passare da tutte le parti, tutta organizzazione per pulire e lavare l'auto. Questi panni, raga, sono una comodità, asciugano la vettura in pochissimo tempo. E questa è una spugna a guanto, vi lascio il link in descrizione, l'ho acquistato, l'ho unboxato negli scorsi video, quindi questa qui non fa il caso nostro. Vediamo la nuova aspirapolvere. Comunque sto registrando con la Sony ZV1 senza microfono, fatemi sapere l'audio com'è, perché è un audio potentissimo questo microfono integrato. L'unica pecca della Sony, il grand'angolo, però ho il plus di potermi vedere tramite lo schermino. Qua siamo arrivati, ora facciamo un piccolo unboxing. Guardate un po' qua, ho già sistemato tutte le luci, è luce 1 e luce 2. Vi dico la verità, ho ordinato anche una nuova luce così, che dovrebbe arrivarmi, però senza che ve la faccio vedere. Lascio anche questo, il link in descrizione. Che dite? Unboxiamo? Unboxiamo. Ed eccoci qui, unboxiamo questo pacco gigantesco. Non vedo l'ora, un po' di silenzio per l'unboxing. Da. Mi ha affidato il cortellino d'unboxing. Ogni volta devo fare un unboxing, porto tutto. Ed eccola qui. Ma è piccolissima. Guardate il design. Facciamo una foto copertina. Ci sta. Andiamo ad aprire perché sono proprio curioso. Dopo la devo testare. Ma no, perché la voglio testare per voi, perché ho la macchina sporchissima e sto trigando a fare la pulizia di questa vettura, perché volevo testare questa nuova aspirapolvere. Comunque muoversi nella vettura senza fili, c'è un design bellissimo. Praticamente raga, questa è l'aspirapolvere. Allora vi faccio vedere prima cosa esce in confezione. Abbiamo anche una base, non è ricaricabile la base, è solo una base di appoggio, però ci sta. Vi lascerò il link in descrizione per acquistare questa aspirapolvere, cavo di ricarica Type-C. Non vi esce il caricabatterie, non fa niente. Abbiamo questa che è una prolunga con uno stelo più stretto tra i seggiolini, una spazzola molto utile quando dovete passare l'aspirapolvere sopra i tappetini. La particolarità è che questa, se non mi sbaglio, va inserita qui
e potete fare anche la prolunga. Ma direi di vedere la Spiegolvere. Come potete vedere è bellissima, piccolissima, portatile. Allora, su Amazon sta scritto 6000 PI. Non chiedetemi cosa serve, ma credo che sia la potenza. Qui abbiamo il tasto di accensione. Penso che ha due modalità di velocità. Questo è il minimo, proviamo la massima. Vi faccio risentire la potenza. Minima. Massima. No, aspira. È comodissima, comodissima. Allora, ora vorrei aprirla. Praticamente si apre così, facendo una piccola... Zitta! Tasto di accensione molto reattivo. Allora, voglio aprirla, che vi voglio far vedere come è composta. Questo è il motore, il perno centrale della Spiegolvere. Lo mettiamo qui. Qui abbiamo un filtro che si può lavare, perché questo è un filtro non in cartone, ma praticamente è tipo una spugna. Molto minimal. E questo è il contenitore dove va a finire tutta la sporcizia. Quindi ora la ricarichiamo, la faccio caricare al massimo e puliamo quella vettura perché è in uno stato pietoso. Comunque, acquisto davvero straconsigliato. Ve l'ho detto già che vi lascio il link in descrizione per acquistarlo? Sì. Oh! La comodità qual è? Che praticamente, essendo che io sono malato della pulizia e dell'ordine, se vedo delle bricioline sulla vettura oppure sull'auto passeggero, io la sfilo lateralmente e pulisco! Sono un po' malato, ma come si può? Comunque, ora la ricarichiamo e pulisco la vettura. Vediamo un po' come funziona, come va, le prime impression. Comunque non costa tanto, una 30 euro era in offerta grazie a Black Friday. Vi ricordo che c'è Black Friday su Amazon. E niente, ricarichiamo questa Spiegolvere e la testiamo. La comodità qual è? L'ho acquistata sia per la vettura ma anche per l'ufficio. Quando devo pulire qui sopra, dopo il mio unboxing, che si fa il cartone tutto sbricioletto, mi dà un fastidio. Comunque sarà anche comoda per la casa, sicuramente la farò vedere a mia madre, vedo un po' lei, che è una casalinga, cosa ne pensa. Ora la metto in carica e la testiamo bene bene, che ho la macchina sporchissima, sporchissima. Stavo per mettere a caricare l'aspirapolvere e mi sono reso conto che mettendola nella basetta qui, che è un pezzo di plastica, però guardate qui dove si ricarica, cioè è davvero costruita benissimo. Carichiamo, dai. Guardate quanta sporcizia, vediamo se questa aspirapolvere fa a caso mio. Prima velocità. Questa è la prima velocità, ho tolto il beccuccio. Ora passiamo alla seconda velocità. Allora signori, prime impressioni, l'aspirapolvere funziona alla grande. Ora vediamo come si comporta in questi angoli così insinuosi. Ok, vedete, tutto bello pulito. E questi sono punti difficili quando dobbiamo pulire. Vi dirò, le setole di questa spazzola sono davvero molto morbide, infatti aderiscono perfettamente quando passiamo. Guardate il risultato finale. Ora gli ho fatto una passatina veloce, giusto per farvi vedere il prodotto come va. Allora, ho fatto un piccolo test per quanto riguarda l'aspirapolvere. Allora, parliamo subito del design, mi piace davvero tanto. Abbiamo questa impugnatura che è davvero comodissima, ci permette di non perdere mai il grip mentre passiamo l'aspirapolvere. Vi dirò, molto leggera, mi piace davvero tanto. Non è tanto potente, però rispetto alla Black & Decker, comunque dovevo fare più di una passata per pulire la vettura, ci sta. Considerate che è senza fili, ha una batteria integrata. Quindi ve la straconsiglio. Per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.